Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie mille di essere qua e per questa prima premiazione, diciamo, Veneto del premio Asimov, perché questo è il primo anno in cui come INFN e Dipartimento di Fisica e Astronomia abbiamo preso in mano la coordinazione del Veneto. Alcune scuole del Veneto già partecipavano al premio Asimov nelle precedenti edizioni, ma quest'anno, diciamo, la coordinazione della nostra regione la facciamo di qua, come dire, tra Padova e Legnaro. E quest'anno abbiamo avuto una bellissima partecipazione, secondo me, perché abbiamo avuto 25 scuole che hanno partecipato. Quasi 1.000 studenti, 964 se non ricordo bene, ma quasi 1.000 studenti che hanno letto i libri selezionati e trovate nel banchetto sotto i libri selezionati se li volete guardare, diciamo, e poi sono le copie che abbiamo qua nella biblioteca del Dipartimento di Fisica e Astronomia. E questi studenti hanno scritto le loro recensioni e la commissione di cui fanno parte colleghi ricercatori, amici, ma soprattutto i docenti delle scuole che hanno partecipato, hanno letto queste recensioni e appunto, anche da questo punto di vista, credo che come regione siamo stati molto bravi perché abbiamo avuto un'alta partecipazione anche da questo lato, che è una parte fondante del lavoro del progetto, perché da una parte è importante che ci siano tanti studenti che le scrivano queste recensioni, che ci diano la loro opinione sui libri che leggono, anche da un punto di vista diverso, ma dall'altra parte è anche un lavoro di tutte le persone che dietro supportano queste recensioni, leggendole, giudicandole e così via. Allora, prima di passare diciamo, alla fase delle premiazioni, e vorrei chiedere ai direttori del Laboratorio Nazionale di Legnaro e del Dipartimento di Fisica e Astronomia di fare un breve saluto. E allora, quindi, questa giornata, diciamo, è già organizzata, Sabina ha già presentato l'INFN, soprattutto la sezione di Padova, quindi do qui la parola inizialmente a Enrico Fioretto dei Laboratori Nazionali di Legnaro. Sentite? Sì. Buon pomeriggio a tutti. Io faccio una breve presentazione. Mi chiamo Enrico Fioretto e sono un ricercatore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e attualmente sono anche responsabile della divisione ricerca dei laboratori. Ricordo brevemente qualcosa sui laboratori. I Laboratori Nazionali di Legnaro sono situati a circa 10 km da Padova. E forse, come qualcuno di voi saprà, sono uno dei quattro laboratori nazionali dell'INFN. La loro missione è quella di fare ricerca di base in fisica nucleare e astrofisica nucleare, sviluppare tecnologie per le applicazioni di tecniche nucleari, ma anche alta tecnologia per lo sviluppo, la costruzione di acceleratori di particelle e apparati di rivelazione complessi. Allora, è un piacere per me essere qui in questa manifestazione. E chiaramente vi porto i saluti dei nostri laboratori. Purtroppo il nostro direttore non ha potuto partecipare per un impegno improrogabile, la dottoressa Fabiana Gramegna. E chiaramente voglio esprimere anche qualche idea su questa manifestazione. A me piace molto per diversi motivi. Prima di tutto perché vengono premiati gli studenti, oltre ovviamente gli autori. In questo ovviamente gli studenti sono stati coinvolti in una partecipazione attiva e responsabile. Infatti hanno dovuto fare delle recensioni. E questo compito ovviamente richiede un alto livello di elaborazione perché hanno dovuto leggere i testi, riflettere, comprenderne il contenuto, fare delle recensioni. E quindi, ovviamente, nella recensione hanno dovuto riportare delle informazioni utili poi per chi le avesse lette. Il secondo motivo è che, secondo me, questa iniziativa collega
cerca di riunire due mondi che generalmente vengono considerati in netta contrapposizione, cioè il mondo della scienza e quello della letteratura. In realtà le discipline scientifiche, le discipline umanistiche sono sostanzialmente le due facce di una stessa medaglia, cioè la cultura. L'ultimo, ma non meno importante, elemento di cui voglio parlarvi è che secondo me questa iniziativa tende anche ad unire il mondo scolastico, la scuola, che ha sempre delle funzioni sempre più importanti, sono assegnate delle funzioni sempre più importanti alla scuola, e il mondo della divulgazione. Allora, mentre fare ricerca per noi significa progettare e costruire nuovi apparati di rivelazione, migliorare le tecniche o nuovi acceleratori, migliorare le tecniche sperimentali e i metodi di analisi, costruire nuove teorie e modelli teorici per l'interpretazione dei dati. Dall'altra parte c'è la divulgazione scientifica, che è ovviamente fondamentale e che secondo me una buona cultura scientifica dovrebbe essere sentita da parte di ogni cittadino quasi come un diritto. E quindi il compito del divulgatore scientifico è sicuramente quello di supportare appunto questa comunicazione, allargare l'informazione nel modo più ampio possibile e quindi rendere fruibile e interessante per tutti la scienza è infatti il primo compito del divulgatore. E in questo ovviamente la comunicazione scientifica è un aspetto rilevante. E voglio dire che questo è diventato poi negli ultimi anni, l'abbiamo visto con la pandemia, il fatto di i cittadini sono sempre più spesso chiamati a prendere posizione su argomenti su cui la scienza e le loro applicazioni hanno poi un effetto e sicuramente una grande importanza. Ecco, io non vorrei rubare altro tempo ai veri protagonisti del pomeriggio, che sono gli studenti, e voglio solo dirvi che il nostro direttore ha pensato di offrire agli studenti vincitori una visita ai nostri laboratori, e quindi io consegnerò personalmente ai vincitori l'invito del nostro direttore. Nella visita alle nostre infrastrutture di ricerca gli studenti potranno apprezzare la qualità della strumentazione installata nelle aree sperimentali e soddisfare le curiosità che verranno fuori nel corso della visita. Sono sicuro che verranno fuori tantissime curiosità. Quindi io non faccio altro che rinnovare i saluti dei nostri laboratori e ringraziare tutte le scuole, quindi tutte le scuole, tutti gli insegnanti, gli studenti e ovviamente tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. Grazie. Grazie mille, Tito. E adesso passo la parola. Hey, buongiorno a tutti, io sono Alessandro Patelli. Che c'è? E non sono il direttore del dipartimento, porto i saluti di Flavio Seno, che è il direttore del dipartimento. Io sono il coordinatore di quello che è la terza missione per il dipartimento, quindi tutte le attività che non sono didattica e che non sono ricerca. Ok? Il Dipartimento ne fa parecchie, su diversi aspetti, perché va dalle aziende, ai rapporti con le istituzioni, alle scuole come studenti, alla parte di formazione degli insegnanti. Quindi il Dipartimento dedica parecchie energie in questa direzione, dai seminari nelle scuole o organizzazioni di eventi. C'è anche la mostra adesso temporanea del vetro, che come materiale dal punto di vista fisico diciamo che è stata fatta anche in collaborazione con il Comune, c'è un progetto di legame fra Europa e Islam con le conoscenze che sono passate dal mondo islamico in Europa, soprattutto dopo l'anno 1000, insomma. Sono tutte delle attività di coinvolgimento di tutto il tessuto cittadino, dei ragazzi e di tutte le persone.
C'è tutta una serie di seminari che sono trasmessi online, in streaming, in diretta, e che trovate disponibili anche sui canali YouTube del Dipartimento, quindi chiunque volesse vederli sono sempre a disposizione, sia per gli insegnanti che per gli studenti, sia per le altre persone. Siamo anche noi molto contenti, insieme all'INFN, ovviamente anche del premio Asimov, che unisce appunto il lavoro di tanti studenti e li coinvolge in quello che è questo, in questa cultura scientifica. Noi lo facciamo, tutte queste attività, per cercare ovviamente di diffondere la cultura scientifica e di offrire anche degli stimoli che non sono spesso gli studenti, magari trovano ostacoli nella matematica o trovano semplicemente il problema del piano inclinato. In realtà offrire una visione diversa apre un po' quella che è la prospettiva. La fisica e la scienza, insomma, una volta viaggiavano insieme all'arte o alla filosofia, non è che è cambiato tantissimo, è che uno si specializza poi, però andare a indagare le origini dell'universo rimane comunque un aspetto comunque molto filosofico, con anche altri strumenti. Okay? Quindi ci piace questa idea, ci piace il fatto che questo messaggio della scienza sia una cosa trasversale in tutto il mondo, cioè il contributo in realtà di una comunità unita. Questo secondo noi è una cosa che noi fisici sentiamo molto. E quindi non bisogna spaventarsi e cercare di proporre questa cosa agli altri. Giusto ieri è stato un altro evento che ci sarà anche i prossimi 2 anni, quindi vi invito anche a diffondere. C'era il Quantum Day, per cui c'era in via Zabarella c'era la possibilità di fare dei quantum giochi, che era stato molto divertente, verrà riproposto anche nei prossimi anni. Il Dipartimento per la seconda volta ha vinto il premio dei Dipartimenti di Eccellenza e questi 4 anni saranno concentrati sugli aspetti quantum, e quindi ci sarà questa proposizione anche per gli aspetti verso la città, di cosa vuol dire questa seconda rivoluzione quantistica, insomma, che è la quantistica vista da un altro punto di vista. Quindi vi invito a seguire anche tutti i social del Dipartimento con tutte le attività che vengono svolte, e ancora rinnovo i complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, anche a quelli che non hanno vinto, a tutti i docenti che hanno seguito, e poi ai vincitori dopo. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie mille. E adesso quindi partiamo con i vincitori. Partiamo con una menzione speciale della nostra giuria del Veneto a Susanna Grigolo. Ecco qua, c'è l'attestato. No, non c'è la foto? Ah, sì? Ah! Diamo la stretta di mano. Lì come funziona? Loro hanno un invito e devono... Quindi alle... a livello personale. E poi abbiamo, diciamo, una classifica abbastanza ampia, però un forte raggruppamento di persone classificate al terzo posto, perché c'è stato un bellissimo risultato di tante persone che hanno avuto un punteggio molto alto, tutte quindi classificate a pari merito. Allora partiamo, diciamo, dall'ordine che vedo qua scritto, da Belfiore Sofia. Qua facciamo sempre la foto. E poi Yuxel Meriem, scusate la pronuncia. Ecco qua. E poi abbiamo Rossi e Leila. Ecco.
Dominici Caterina. Menon Anna. Ecco qua. Bene, ci dicono dall'alto che è a posto. E buona domani Giulia, che mi sa che forse non c'è, ma faremo arrivare il... E quindi andiamo a Di Giovanni Nadia. Ecco qua. Foto. Bene. Sì, forse mi sono dimenticato di dire alle scuole, sì, che ripartendo sono dell'istituto IS Ferrari, del liceo statale Galilei, del liceo Fogazzano, del Nievo, liceo Bruno Franchetti, due premiati, e il liceo statale Enrico Medi, altri due, gli ultimi due che sono stati premiati. Adesso passiamo ai primi due classificati, al secondo posto dell'istituto Benedetti Tommaseo, e Bellotto Massimiliano. Qua qui abbiamo un buono Feltrinelli. Facciamo una pausa. E prima classificata con il punto massimo da parte di tutti i recensori abbiamo Matilda Ceccarello del liceo scientifico Curiel di Padova. Devo fare una foto? Sì. Ce lo richiedono dalla regia. E ricordo che nessuno dei recensori, scusate, della Commissione Scientifica Veneto ha giudicato gli studenti del Veneto, ma il premio è fatto in modo per cui siano sempre i comitati scientifici delle altre regioni a giudicare gli studenti quindi quelli del Veneto sono stati giudicati dalle altre, dai partecipanti delle altre regioni. Comunque le recensioni erano tutte anonime, quindi non si poteva risalire a nomi e cognomi. E a questo punto, come abbiamo detto, non soltanto gli studenti che ringraziamo tanto per aver partecipato, ma c'è stata anche tutta la parte della commissione scientifica che ha lavorato, e quindi ci tenevamo a dare qualche premio per chi si è speso anche tanto per aiutarci a portare avanti tutto questo progetto in questo anno. Quindi partiamo da la commissione scientifica è fatta sia da colleghi ricercatori che da appunto gli insegnanti delle scuole partecipanti, e quindi abbiamo deciso di dare a premiare l'insegnante che ha letto il maggior numero di recensioni rispetto a tutta la Commissione Veneto, e quindi diamo questo premio a Barbara Gasparini del liceo Bruno Franchetti, che ha letto 220 recensioni. Spero che siano state tutte buone letture e non abbia trovato troppe errori. Ma soprattutto il professor Caccioli ha detto: i ragazzi hanno fatto la loro parte e noi dobbiamo fare la nostra, e quindi noi dobbiamo sempre fare le cose per loro. La foto, la foto. Dall'altra parte anche i nostri colleghi ricercatori hanno fatto ci hanno dato una mano, e voglio premiare, dare un attestato a una cara amica e collega, Mia Tosi, che ha letto 340 recensioni. Anche
foto. Bene. E poi abbiamo pensato anche di, come dire, dare un attestato alle scuole. In particolare, in realtà abbiamo due attestati alla scuola Benedetti Tommaseo, che si è distinta per due aspetti che sono interessanti e importanti per il premio. Il maggior numero di studenti iscritti, con 200 studenti che hanno deciso di partecipare al premio, e con anche il più alto numero di recensioni votate rispetto al numero dei docenti, quindi 351 recensioni valutate dai loro 8 insegnanti che hanno partecipato al progetto. Qui abbiamo, no, non abbiamo i docenti, abbiamo uno studente anche premiato al secondo posto, che viene a ritirare i premi per la scuola. Grazie. E allora, così abbiamo finito. Io vi ringrazio, spero che le scuole vorranno partecipare anche il prossimo anno. A settembre faremo arrivare le nuove, verranno decisi i libri per il prossimo anno, che saranno nuovamente 6, saranno sempre libri che sono usciti negli ultimi 2 anni, e quindi comunque libri di divulgazione molto recenti, e spero che saranno libri di vostro interesse, che potranno anche darvi prospettive nuove di interesse nella divulgazione scientifica, nella ricerca scientifica a tutto campo. Ah sì, non abbiamo detto qual è il libro vincitore del premio Asimov, perché perché ancora non lo sappiamo noi, lo sa soltanto i grandi capi, perché questa è di oggi, era la premiazione per la Regione Veneto, ma il 6 di maggio verrà fatta la premiazione a livello nazionale, sia degli studenti, e verrà annunciato il libro vincitore del premio. Quindi vi manderemo ovviamente una informazione, sarà possibile seguire questo evento in streaming al Gran Sasso. Allora, io vi ringrazio ancora tanto e ci vediamo il prossimo anno.